Colpo di scena! Ata raggiunge Shimaru e suo padre. Il momento della verità ormai è arrivato. Bisogna attendere solo un altro capitolo. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento al capitolo 10 di Samurai 8. Purtroppo rispettare l'uscita di questo video nel giorno della domenica nei mesi estivi sta diventando piuttosto difficile. Chiediamo perdono quindi per il ritardo. Con questo capitolo scopriamo cosa cerca esattamente Ata, ovvero la spada Doujikiri Takatsuna, la lama chiamata Chikaku. Dunque Achikaku è il nome della spada e non di Hachimaru. Nel primo capitolo questa spada, dal samurai che si è scontrato con Hachimaru, è stata chiamata la spada vampiro, questo per via del suo colore rosso scuro. Dopo lo scontro con il samurai, la spada è stata presa da Daruma. Il papà di Hachimaru l'ha cercata, ma è stato Daruma a prenderla. Non è una spada comune, rappresenta l'anima di un importante samurai, Doujikiri Takatsuna. E questa spada era nascosta nel corpo di Hachimaru, e secondo Daruma una persona comune non poteva mettergliela, per cui quell'affermazione ci aveva fatto intendere che il papà di Hachimaru non fosse un personaggio comune. Con questo capitolo scopriamo il nome del papà di Hachimaru, si chiama Furuta, professor Furuta. Questo ci fa intendere che il papà di Hachimaru sia uno scienziato, ma questo lo si era capito già da tutti gli strumenti che aveva creato per il figlio. Probabilmente però è uno scienziato importante, un personaggio con una missione, nascondere Achikaku da Ata. Achikaku all'interno di suo figlio Hachimaru. Vi ricorda forse qualcosa? Non possiamo non pensare a Minato con la volpe a nove code all'interno del figlio Naruto. Il nome Hachimaru quindi potrebbe derivare da questo. Il ragazzo dell'otto, il ragazzo dell'Aci, il custode di Hachikaku. Una spada dunque con poteri immensi, una spada di un samurai leggendario. Probabilmente Ata con questa spada può accrescere il suo potenziale, forse per questo la cerca. Ma la spada non dovrebbe essere più all'interno di Hachimaru, è stata estratta, dovrebbe essere Daruma a custodirla ancora. Il manga giunge a un punto di svolta molto importante, e tutto questo in soli pochi capitoli. Il professor Furuta in un solo capitolo è riuscito a raggiungere il figlio, giusto il tempo che Ata era impegnata a combattere con Mugen. Avevamo inteso Mugen e la principessa come due personaggi saggi e potentissimi, avevamo l'impressione fossero due dei personaggi più forti del manga, invece no. Paragonata ad Ata, Mugen non si dimostra essere molto forte. Ata è una minaccia troppo grande persino per lui. Il problema è che non abbiamo ancora compreso la vasta area in cui è ambientato questo manga. Naruto si sviluppava all'interno di un continente. Samurai 8 prende lo spazio intero. Per cui il samurai e la principessa più forti del pianeta non necessariamente possono competere con nemici provenienti dallo spazio. Lo scontro tra Ata e Mugen ne è la prova. L'Older Garuda che ci viene mostrato è chiaramente un riferimento di Kishimoto alla creatura leggendaria induista Garuda, il divino capostipite della stirpe degli uccelli. Siamo certi che questi riferimenti ci accompagneranno per tutto il corso dell'opera. Sta di fatto che l'arrivo di Ata al decimo capitolo ci fa comprendere a che livello si svilupperanno gli scontri in questo manga. Non vedremo piccoli scontri che colpiranno poche aree. Qui la potenza va ben oltre. Come in Dragon Ball, ad andarci di mezzo con questi scontri possono essere stelle, pianeti e satelliti. Ne abbiamo avuto la prova con gli asteroidi e la luna colpiti da Ata. Daruma sembra essere l'unica speranza di sopravvivenza. Solo lui forse può contrastare Ata. Questo personaggio ricordiamo che è solo una copia, il suo tempo è quindi limitato. Se Daruma riuscirà a tenerlo impegnato abbastanza, potrebbe sparire e dare il tempo a tutti di nascondersi dal vero Ata. Bisogna adesso comprendere se Hachikaku, come Hachimaru, rappresenta una chiave per il vaso di Pandora. Il dubbio avviene dalle parole di Ata, che nel capitolo 7 afferma di aver trovato l'ottavo. In effetti però le chiavi dovrebbero essere solo 7, quindi se si parla di un ottavo dovrebbe essere qualcos'altro. Hachikaku, la parola Hachi significa 8. È possibile quindi che esistano 8 spade e 8 anime di samurai? Hachikaku è l'ottava, lo dice Ata e lo dice la parola stessa Hachi. Potrebbero esistere varie spade che riportano questo nome. Ad esempio la Ichikaku potrebbe essere la prima appartenuta a un altro leggendario samurai. Poi potrebbe esserci la Nikaku, che è la seconda, e così via. Un po' come i Bijuu di Naruto.
L'incontro con Ata ha permesso ad Anne di scoprire che Hachimaru non è stato sincero con lei. Pensavamo lo scoprisse più avanti. Invece Kishimoto rivela subito le carte in tavola. Se la bugia potrebbe allontanarli, questo scontro senza dubbio rafforzerà il legame tra i due. Si troveranno a vivere infatti il primo vero pericolo insieme. Per il momento però non ci rimane che attendere l'undicesimo capitolo per scoprire cosa ci riserva davvero il passato di Hachimaru e chi è davvero il professor Furuta. Esprimi tramite i commenti le tue opinioni e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video dedicati a Samurai 8. Sul sito del NIF Team è possibile trovare la traduzione dei capitoli. In descrizione trovi il link al sito.